Completato l'addestramento, erano tutti ansiosi di tornare a Roma e di prepararsi per il debutto del nuovo circo. Julien, levati dal cazzo, dai, per favore, lascia raccontare la storia alla scimmia. E se c'è una cosa che so fare bene è dare una festa. No, vabbè, quello è vero. Quello è vero, non ti si può dire nulla sulle feste, Julien. I like to move and move. Ciò che ti ha dato la mamma. Sì, sono stati i pinguini ad aiutare ad attirare il pubblico. Come non me lo ricordo. Il caffè. Non potevo assolvere i miei importanti doveri. Sarò tutto raggrinzito e rinsecchito. E certo. Sì, io, tutti piangerebbero. Guarda, morirei dentro se tu morissi, credimi. Dico bene? No. No. Sì, signore. Sì, lo so, Maurice, non lo chiedevo a te, chiaro? E così la nuova troupe del circo Zaragoza doveva esibirsi a Roma. Oh, benvenuti a Roma! Non potevano immaginare che l'agente Dubois li avrebbe seguiti perfino in Italia. L'agente Dubois! Oh no! L'agente Dubois! Ammetto che non mi ricordo veramente molto del film. Ricordo solo questa agente Dubois che è molto pressante. L'Italia, no, mostrata sempre con ragazzi, muri che crepano e i San Pietrini per terra, cazzo sì. Qualcosa di grosso per far tornare il pubblico. I ragazzi e io abbiamo in mente una trovata pubblicitaria, certo, che sbalordirà i romani. Venire al nuovo circo! Così devi fare per attirare i romani al circo. Per prima cosa ci serviranno fuochi d'artificio. Certo. Ho trovato un deposito e ho segnato la. Così vi denunciano per il disturbo della quiete pubblica, dai. Inoltre, dovete portarmi tutta la legna che riuscite a trovare. Dobbiamo costruire un. Diamo fuoco a Roma! Allora. Diamo fuoco a Roma con tutta la legna che troviamo. Oh, va che bello! Mamma mia! Pizza bella, mandolino! Gloria, tu sei una chiattona, sì, bella, mamma mia! Muah. Cosa stai facendo, Alex? Smettila di ballare. Quindi, il nostro obiettivo cos'è? Trovare i fuochi d'artificio, gli obiettivi della città? Trovare 15 di legno e 15... Non so cosa siano, sono pacchetti di patatine. Boh. Vabbè, iniziamo la ricerca. Buongiorno, signori Roma, italiani. Roma, fortissima. Lo porterò nella giungla quando vuoi. Cosa vuol dire lo porterò nella giungla? Di cosa parli? E intanto i piccioni non fanno nulla. Questo è un palloncino. Ci sono degli animali fuggiti in città. Ma dai, davvero? Oh, c'è una stellina. Chissà che cos'è. Oh, guarda, dei fiori. I palloncini sono i collezionabili di Marty. Ho capito. Mentre i fiori sono i collezionabili di Gloria. Quello invece è un termometro ed è di Melman. E io non ho idea di dove devo andare ora. Eccolo lì. Ho trovato un fascio di luce. Stavo dicendo, non trovo fasci di luce. Oh, guarda, altri fiori e del legno. Ecco fatto. Semplice e pulito, dai. Lì c'è dell'altro legno, c'è una stellina, quindi è per Alex. Vieni qua, Alex. Ecco fatto. Abbiamo trovato del legno e una stellina. Rimettiamoci gli occhiali. Si sa mai che questi italiani ci scoprano. Allora, prima di andare dall'altra parte, qua ci sono due termometri, uno accanto all'altro. Benissimo. Altro legno. Qualcuno dovrebbe pulire qui. Cos'è questa? Una sottile cattiveria verso gli italiani che lasciano sporche le strade? Il raccolto va bene questa stagione? Il raccolto va bene. Cosa siamo? Un popolo campagnolo degli anni 30. Ma è così che ci vedono gli americani, eh? È inutile negarlo. Per gli americani gli italiani sono ancora in giro. Coppola, trattori e San Pietrini per le strade. Gloria, vieni qua. Che tocca a te. Che tu... Porca... Allora... Va bene tutto il mimetizzarsi con la gente, però... Quando c'hanno sti occhiali... Sono di una lentezza, santo cielo. Ecco altri fiori. Ecco altro legno. Prenditela. Chissà se il legno lo devo trovare tutto... Buonasera.
Aspetta un attimo. Ah, ecco qua. Vabbè, ascolta. Fanculo la chiappa a coso. Vado veloce io. Ecco qua, fatto. Altro legno. Ma tra l'altro, tu, Gloria. Ok, qua ci puoi entrare. E per immergermi, triangolo, ottimo. Spara bolla raggio, Gloria. Vediamo nei canali italiani se c'è qualcosa di nascosto. Oh, guarda, ci sono dei fiori in mezzo alle alghe. Sai, no? Le classiche rose acquatiche. Quegli splendidi fiori che crescono solo nel canale romano. Eccone qua. Abbiamo raccolto 3 rose acquatiche. E ora possiamo uscire dall'acqua. Alex, un aiutino? Ma c'era un ponte. L'ho appena notato. Allora, Alex, ora invece è il tuo turno di passare. Lì non ci arriviamo perché dovremmo fare un salto dall'altra parte. Scusa un secondo, Alex. Sì, che bravo sono. Ah, ok, no, su quelli grandi non posso saltare. E allora perché mi fai saltare su questi qua piccoli? No. Scusa un attimo, perché mi fai saltare su quelli piccoli se per passare c'è il ponte? Sì, e vai. Ecco fatto. Prendiamo stellina e non preoccupiamoci di altro. Altra stellina sulla gondola, insieme al legno. Ehi, Alex, porta qui le chiappe. Hai rotto il cazzo, Gloria. Qui ci sono delle casse di metallo che magari mi portano un'altra stellina. Cos'è? Ah, quello è il Colosseo? Credo che quelli siano dei palloni. Ma non ci giurerei. Altri fiorellini per la bella signora. Guarda quante rose. Deve averle lasciate qualche ambulante lì che non gliel'hanno comprate un euro. Alex, tocca a te, vieni un attimo. Guarda, Alex, c'è una stella su questa porta. Ai, Dio santo, le classiche esclamazioni all'italiana. Ai, ai, ai. Ecco qua, stellina, vieni qua, che il leone ha bisogno di te. Ecco fatto, aspetta che... Accanto. Allora, scusami un attimo. Architettura all'italiana. C'ha un lampione davanti casa. Abita davanti a un canale che magari puzza anche. Con tanto così di marciapiede. E accanto c'è un'altra porta che dà sempre sul canale con tanto così di marciapiede. Ma c'ha davanti il cazzo di lampione. Chiunque abbia fatto una casa qui è un genio. È un genio italiano. Santo cielo. Ok, credo di aver girato tutta la parte a terra di questo luogo, dando culate alle casse e rubando il legno. È chiaro che io ora debba salire là sopra. Come ci arrivo? Passando da questa strada che non abbiamo visitato prima, o meglio, dalla quale non siamo passati del tutto. Allora, qua c'è... Qua c'è una calappia cose. Dove ti nascondi? Eccolo là. Neanche io mi riconosco. Oh, sto cadendo. Sto cadendo. Rimettiti gli occhiali, bravo. Salve signora calappia cani. Ah, calappia animali. Noi siamo dei normali cittadini italiani. Sono solo molto peloso. Non mi sono rasato ieri. Gloria, vieni un attimo qua, tesoro. Che c'è del legno e delle rose da rubare. Buon per te, Gloria. Di qua si passa? Di qua non si passa, benissimo. Andiamo in incognito. Ma potrò tipo, non lo so, spaventarlo sto tizio? Boh. Non lo so, credo che questa porta splendida ci debba pensare Gloria e il suo incredibile culo. Aspettiamo un attimo che il tizio se ne vada. Ecco fatto. Aspettiamo che si allontana ancora un pelino. Ecco fatto. Oh, abbiamo aperto un passaggio. Guarda quanti fiori. Sono tutti per te, Gloria. Abbiamo appena fatto un'effrazione di proprietà. Lì ci sono altri fiori che dovrei andare a raccogliere dopo, Gloria. Ecco qua un'altra cassa, ottimo. Ci mancano solo 3 di legno. Fammi solo vedere una cosa, scusa un attimo. I piccioni non se ne vanno. I piccioni non se ne vanno, forse perché siamo animali anche noi. Ma se gli ruggisco addosso, se ne scappano, ottimo. Allora, rompiamo un'altra cassa.
Dai, altri due di legno e abbiamo fatto. Via, piccioni. Chissà perché ho dovuto spaventare i piccioni, però. Oh! Perché ce l'hai con me? C'era Gloria lì davanti. Perché ce l'aveva solo con me? Comunque, spaventare gli esseri umani fa arrivare gli accalappiacani. Gli accalappiatori. Dico accalappiacani perché mi viene più istintivo dirlo, ma so che è sbagliato. Come alziamo questa pedana, Alex? Probabilmente Gloria ci sale sopra e noi invece proseguiamo di qua. Ah, certo, i classici ristoranti italiani dove devi scendere da un marciapiede e salire su un tetto per mangiare, certo, certo. Sono io che non ho mai visitato Roma, effettivamente. Può essere. Magari Roma è tutta così. Magari Roma devi saltare da un tetto all'altro per divertirti. Ecco qua. Romani, ditemelo voi se Roma è esattamente così. Siate sinceri però, eh. Siate sinceri nei commenti e ditemi se Roma è esattamente come la dipingono in questo gioco. Eccoci qua. Rompiamo le casse e abbiamo ottenuto, dai, tutto il legno e vai. Ah, ci arrivi, per fortuna. Vedi tu qua da qualche parte, vero? Non allora. Ma non sarà lontana. Non lo è mai. Che culo. Ah, ma c'è anche più legno del dovuto, ottimo. Ottimo, dai, almeno. Di quanta ne abbiamo bisogno? Di quanta ne abbiamo bisogno? Ne abbiamo più di quanta ce ne serve. Alex, perché sei caduto? Stavolta cerca di non cadere in automatico. Ma a parte che ci sono i cartelloni con le nostre immagini, ma nessuno ci riconosce? Cioè nessuno dice, ah, ma quello è il leone che c'è nel circo. Eccoci qua. A quanti fiori siamo, Gloria? Giusto per saperlo. Deve essere quello. Deve essere quello cosa? Il cartello? Vuoi aiutare una signora? Gloria, sei tu che dovevi aiutare un signore questo giro, non il contrario. Eccoci qua. Allora, con calma. Qui che cosa abbiamo? Abbiamo altro legno e delle casse. Quindi, Gloria, qui tocca a te. Ecco fatto, abbiamo ottenuto tutto quello che ci serviva, credo. Quindi, Alex, puoi passare da qui, giusto? Ah, sì. Devi passare da qui perché questa scatola la dobbiamo spingere giù, così che Gloria possa passare. Ora Alex, qua devi fare un attimo attenzione, che se cadi ci dobbiamo rifare tutta la salita. E detto sinceramente, non mi va. Detto. Tra l'altro, ah, mi è riportato esattamente qui. Ottimo. Bravo Alex. Eccoci qua. Fammi vedere se posso rompere i vasi di piante. No dai, le piante non si rompono. Quindi rompi la cassa. Che ormai le casse ci servono solo per il legno. Ma abbiamo più legno che tutto il resto. Fra un po'. Dei fiorellini. Dai, ci manca solo un fiore. Ci manca solo un fiore e quattro stelline. Pensavo peggio con le stelline. Forza. Qua rompi il legno. Ecco fatto, così Alex probabilmente può passare. E ora attenzione all'ippopotamo circense che sta per passare. E a cosa mi ha portato tutto ciò? Alla cassa di legno nella quale non c'era nulla? Ottimo, eccoci qua. Allora proseguiamo in questa direction. Allora due stelline e altro legno. Dove sei Alex? Eccoti qua. Ma perché alcune volte i compagni ti seguono e altre volte rimangono imbambolati nel nulla? Allora, attenzione. Una stellina. Ce ne mancano, quindi, dopo quella lì, solo altre due. I fuochi d'artificio. Attenzione. E dove si troveranno, però, le altre stelline? Non ne ho idea. Oh, Gloria! Ah, Gloria, sempre che ti incastri dove non dovresti. Detto sinceramente, non me ne frega un paio di balle. Ecco qua, pinguini, tenetevi i fuochi d'artificio.